un'altra puntata di Chef per Passione. Oggi chi c'è? Il galletto di nuovo. E quindi quando c'è il galletto, ormai dovreste averlo anche imparato, vuol dire che c'è un ospite. Chi è l'ospite di oggi? Vi faccio una premessina. Noi abbiamo fatto venire il tassista, il calciatore, poi il musicista, adesso non me li ricordo neanche tutti. È vero, anche il giornalista. E ci mancava la professoressa, cioè il grande incubo di tutti, me compresa, fino a 17 anni io ho avuto l'incubo della professoressa e non trovavo una professoressa. Poi una mattina vado a portare la bambina a scuola e chi mi trova davanti? La mia amica Franci, la prof di mate, perché io mi ero dimenticata. Ciao Franci. Ciao, ciao Luisa. Allora, lei è la Franci, adesso metto via il galletto e vi dico anzi dillo tu. Prof di? Matematica. Di matematica, che poi è mia amica, quindi io non l'avevo mai vista come una prof. Perché in effetti, devo dire una cosa, dov'è? Da te? Ecco, è simpatica, cioè anche se è una prof, è simpatica. Grazie. Giuro, è simpatica. Sei di parte. Sì, un po' sì, però vabbè. Allora, la Franci cosa è venuta a prepararci? Dillo tu, guarda la Cami. Pasta, zucchine e salmone. Brava, che ci piace un sacco, con un goccino di panna, ma poca, perché sennò ci sparano, ok? Perché siamo tutti a dieta. Dunque, iniziamo subito e diciamo che io ti faccio da manovalanza. Quindi io mi dici quello che devo fare, io lo faccio e tu fai il resto. Direi tagliamo le zucchine. Allora, tu diciamo che tagliamo le zucchine, io intanto metto l'acqua per la pasta così ci portiamo avanti. Ok. Ok, mi passi la pentola. Iniziamo. Così lavora lei, io non faccio una mazza. Grazie. Pentola. Allora, mentre metto su l'acqua per la pasta, io vorrei che tu dicessi che quanti anni hanno le tue figlie, perché la Francesca ha due figlie. 9 anni quasi, fra e meno di un mese. Tutte e due, quindi vuol dire che sono gemelle. Gemelle. Infatti, quando ci siamo conosciute, lei era la famosa mamma delle gemelle. Perché io non mi ricordo un nome neanche a morire. Quindi per me per almeno 6 mesi è stata la mamma delle gemelle. Ancora adesso? No, adesso no, dai. No, non per te in generale, non per te. Vabbè sì, in generale sì. Però per almeno 6 mesi sei stata la mamma delle gemelle. E quindi ha due gemelle femmine, tra l'altro, infatti suo marito penso che ormai sarà mezzo suicidato, Alberto. No, contento. Con 3 donne in casa. Contento, sì. Contento. E le mangiano la pasta, sì. queste sì, qua? Sì. Le bambine? Sì, sì, piace tantissimo. Col salmone pulito. Affetta, sì. Che ti ho detto, non affettare e fermarti. Mamma, la mangiano davvero le bambine col salmone? Sì. Ecco. Allora prima la mangiavano solo col salmone, dall'età di 18 mesi che mangiano la pasta col salmone. Ma davvero? Ma solo mia figlia non mangia una mazza di questa roba qua. E poi ho aggiunto le zucchine per perché dici mettere così, un po' di verdure. Ci butto anche 2 verdure, certo. Gliele nascondo. Ma sai che invece le zucchine sono l'unica verdura che mia figlia mangia. Mangia altro, solo zucchine. Farebbe zucchine. Elisabetta e Sonia mangiano quasi tutte le verdure, ah, anche ecco, i broccoli. Sì, Elisabetta e Sonia, perché per me è normale dire che si chiamino così, però non avevamo detto come si chiamavano. Anche i broccoli mangiano. Anche i broccoli. Anche i broccoli. Madonna. Senti, raccontami un po' invece la prof di mamma. Ma tu sei seriosa? Sei arrabbiatissima? No? No, non sei arrabbiosa? No, non sono. Con arrabbiosa. Gli occhialetti? No. Neanche? No, ci ma vedo dai, da vicino. No, ci vedi? Ma dai, ma mi distruggi tutta la cosa della prof di mate? No. Devi essere arrabbiosa, con gli occhiali. Senti, ma sì, infatti, ma ci interrogi? Cosa mi chiedi? Io se vuoi, chiedo... io ho studiato la tua ricetta. Allora, se guarda, vuoi te la dico. Sentiamo. Allora, dobbiamo affettare le zucchine. Poi mettiamo su il burro. Burro? Sì, olio. Un pochino di burro. Burro e non me la ricordo. Quanto mi dai? 4. Non me la ricordo. Ammazza, c'è 4, qualcosa ho detto. 4. Vabbè, ho capito. Niente, non mi va bene. Allora, io senti una cosa, allora, sai cosa faccio qua? Accendo un attimino qua la piastra direi qua, che qua si vede. E prendo la padella intanto, cosa dici? Prendi la padella. Prendimi qua la si padella. Notano le mie grandi capacità di cucina. T'aiuto? A tagliare, se vuoi. T'aiuto? Non so, se vuoi acceleriamo. Acceleriamo, più che altro. Sì, prendi la padella tu, va? Lo sai dove? Sì, te lo sì. Faccio vedere prima. Guarda, facciamo così, così facciamo prima. Brava. Facciamo zac, zac. Le facciamo a cubetti, ma volendo potremmo farle anche a rondelle, lasciarle così. Io a volte le grattugio.
Ah, figo, e quindi non le cuoci prima? No, le cuocio prima, ma le grattugio, le cuocio, le salto poco poco in padella con poco burro. Hai capito. E le grattugio, per quello che vedi che non le taglio bene. Senti un po', ma in gita scolastica ci siete già andati poi quest'anno? Non si fanno più le gite a scuola. Ah, no. Si fanno i viaggi di istruzione. Come? Vabbè, insomma, è come mia figlia che dice che ginnastica. Dico, come è andata a ginnastica? Io, mamma, non faccio ginnastica. Come non fai ginnastica, scusa il maestro Gabriele? Educazione. Eh no, è educazione motoria. Mazza, è ginnastica, cioè dai su, no. È ginnastica. La ginnastica. No, non si fa. No, proprio le gite non si fanno più. Ma davvero? Ma che pizza era troppo divertente andare in gita. Almeno nella nostra scuola non si fanno, ma in tantissime scuole non si fanno. Ma dai, era figo andare in gita. Ci sono gli scambi, ci sono gli stage, ci sono tante cose. Cioè, però la classica gita, qualche uscita, a volte sì. No, però diciamo la classica gita. Ah, cioè a metà anno non andate in gita? No. Ma che brutto momento. Noi ma scusa, no, perché facciamo tante altre cose noi. Cioè tipo? L'interroga basta. No, io non interrogo. No, no, fermi, attenzione, fermi tutti. Cosa vuol dire che non interroghi? Cioè la prof dei sogni di chiunque. Cosa vuol dire che non interroghi? Io non interrogo, io faccio verifiche scritte. Ah, per lo scritto faccio verifiche online per l'orale. Online. E scusa, sì, a computer. Ora, io non voglio essere malpensante, però online, cioè io in mano c'ho il cellulare. No, no, cellulare non ce l'hai. E come fai a saperlo? Sequestro. Ma cioè sequestro a casa? Ma, scusa, no. Non portano i cellulari quando andiamo in laboratorio. Ma online? Cioè comunque sono a scuola. Sì, certo. Ah, eccomi. No, anche tu avevi capito. Infatti qua tutte ci ho messo il burro io intanto. Ok, tu qui tutti. Sì, infatti. Qui tutti avevamo capito che tu facessi online da casa, tipo. Alcune magari di allenamento sì, da casa. No, ma che figo. Ma scusa, ma lo sai che tra l'altro ci sono delle scuole, ma non so se la tua lo è però, che studiano con tipo il pad, quelle cose lì, il tablet? Sì, sì, non da voi ancora, no. Beh, però figo. Sì, basta, quanto ne vuoi? Ancora più piccola. Guarda com'è precisa. Non è che devi fare... Piccole. Va bene, no, va bene, Francesca, va bene. Mettiamole... Boom. Ecco, allora le mettiamo dentro con un pochino di burro. Però poco, che ci vuoi un po' di sale? Sì, no? Un pochino o le mettiamo di sale. Dopo? No, lo mettiamo no, subito. No, dopo, oppure dopo, come vuoi tu. Acqua. Ah, ok. Come vuoi. Senti, oppure ma prima, dipende. Mi racconti un attimino com'è stato il momento in cui ti hanno detto che erano gemelle? Bellissimo. Ah, ma te lo aspettavi contenta, quindi? Contenta. Te lo aspettavi? Sì. Aspetta perché mi fa copia lo zucchero. Avevo dei valori di beta HCG. Per alle stelle? Quindi, ti credo. Quindi. Ma quindi te la aspettavi? Sì, la prima ecografia. Alberto diciamo è svenuto? Alberto sarebbe anche smarito. Lui. Ah, era contento anche lui. Sì, mio marito. Due in un colpo solo, due in un colpo solo. No, Simone sarebbe svenuto all'istante, anche perché inizialmente mi diceva. Ma sai che mi ho rispetto a pezzo di zucchero sale, assaggia un po'. Secondo me glielo mischiati. Assaggiare se sale? Sì. No, ma anche se. Ma secondo me glielo mischiati, perché. È sale? Va bene. Allora, no, ti dicevo, Simone già è rimasto. L'hai messo tu? No, ho messo una mazza. Già è rimasto abbastanza scioccato dal fatto che fosse femmina, perché mio marito si aspettava maschio. Non so, Alberto no? No, lui si aspettava maschio e quindi già è rimasto un po' così. Gli avessi detto sono due, sono anche tutte e due femmine, penso che sarebbe, l'avremmo perso per una settimana circa, invece no. Senti, ma chi è che mangia di più? L'Elisabetta? No, la Sonia. Uguale. Forse la Sonia è un po' più golosina. Dolci? No, in generale. Ah, cioè è più però, una che mangiona sì, però che... più o meno mangiano più o meno uguale, insomma. Ma che poi Elisabetta è velocissima. È veloce? Elisabetta è velocissima. A mangiare? Sì. Grande. Che poi mi fa morire da ridere, perché poi loro sono proprio le vere gemelle, cioè non quei gemelli che vedi che sì, sono uguali, però loro li vesti anche uguali. Loro vogliono vestirsi sì. Uguali, delle sono risse, fantastiche. Delle risse sono se fantastiche. Non hanno le cose uguali. Secondo me sono fantastiche, tu le vedi, tra l'altro... Adesso si riconoscono, da piccole vero, tu le riconoscevi, ma io no, certo. Cioè per me erano proprio uguali. Adesso le riconosco anch'io, lo ammetto. Però sono proprio, cioè, sono uguali. Non so da cosa le riconosco, però sono proprio uguali. Forse la Sonia è un po' più...
ha il viso un po' più tondo. Il viso. Adesso poi un giorno le portiamo, perché poi sono anche amiche di Bibi, quindi. Non sono uguali di altezza, di allora, peso, io direi di tutto. Che buttiamo la pasta, metto il sale e buttiamo la pasta. Tu intanto affettaci questo e mandiamo la pubblicità, così mentre cuoce la pasta. Senti, mi hai detto, Franci, pasta corta? Pasta corta. Va bene questa? Sì. O se vuoi le tagliatelle, se vogliamo far prima. Pasta corta. Va bene, ok. Allora, ti sparo. Faccio di più. Che tra l'altro siamo nane uguali oggi, eh? Sì. Hai visto? Perché ogni tanto mi fanno portare i tacchi per l'ospite troppo alto. Oggi c'era pericolo. C'era pericolo. Andavamo bene così. Sì. Oggi siamo perfette, nane insieme. Siamo perfette così. Ma no, ma noi siamo compatte. Non siamo nane, siamo compatte. Allora. Sai che io, vedi, il salmone lo uso solo a Capodanno. Noi sempre. Ma è vero, ma lo so. Non manca mai almeno una busta di salmone in frigo. Ma davvero? O due, sempre. Che poi non eri tu che facevi la formaggetta, quella di salmone? Sì, il formaggio, quello lo faccio solo a Natale. Il formaggio con il mascarpone? Sì, col mascarpone e il brie. Ah, buono. Va bene. Formaggio, mascarpone e il brie. Tu l'hai tagliato? Ok, fantastico. Allora, direi che noi abbiamo anche buttato già la pasta. Quindi se... fermati, grande. Allora direi che possiamo lanciare la pubblicità e mi raccomando, non vi muovete di lì, ci vediamo tra pochissimo con il secondo pezzo della ricetta e con la super prof di Mate, la Franci. Bentornati a Chef per Passione. Siamo qui con l'incubo dei ragazzini e no, l'incubo delle mamme no, dai, con la prof di Mate, la Franci, e che mi sta affettando il salmone perché stiamo facendo la pasta zucchine e salmone che tu fai alle tue figlie, giusto? Anche sì. Ok. Allora, quello che io volevo sapere dalla Franci, mentre tu continui a martorizzare questo salmone, posso mandare un pezzettino? Sì. Che adesso vi racconto una cosa che a me ha fatto morire da ridere, perché quanti anni fa hai cominciato tu? Tanti? E io ho iniziato a 24 anni. Ecco, quindi ero giovanissima. Sì, giovanissima. E mi diceva che i primissimi anni, le prime classi a cui insegnavi, cioè praticamente eravate coetanei. Cioè poco ci manca. Poco. Perché passava un po' di anni. Soprattutto con i ripetenti dell'ultimo anno. ecco quello, fantastico. E che ti invitavano a mangiare sabato sera, cioè sempre, bellissima. Sempre. Adesso secondo me non ti invita nessuno. No, nessuno. Infatti, perché come nessuno. Quando passano davanti a me i ragazzi del liceo, quella vecchia babbiona. Buongiorno. Mi dicono, infatti. Buongiorno. Quando iniziano a darti del lei, è finita. Certo. È finita, è un momentaccio. E cioè, ricordo ancora. Ricordo questa prima esperienza, ero in ora buca, quindi giravo per i la scuola. Anni. Primo anno, proprio prima, primissima primo? Esperienza. Sì. Giravo per la scuola da una sala insegnanti a, sì, alla senti segreteria figlio, no? E mi ha incrociato il preside e mi ha dato una straccionata dicendo: cosa ci fai tu no, cioè, per i corridoi a quest'ora? No. Tu scusi, sono la supplente di matematica. No, grande. Ah, mi scusi. Ti ha preso, ti ha dato la nota anche. Praticamente, no, sì. No, fantastico che ti ha beccato il preside, è stupenda. Ma scusa, bellissimo. Non ti aveva assunto lui? Sì, però ah, cioè, molto bene. Però erano i primi giorni, che lui non si ricordava. No, bellissima, che sei meravigliosa. Ma mi aveva riconosciuto. E quindi hai iniziato a 24 anni? Sì. Cavoli, giovanissima. Sì. Mamma mia, io vedi, sai che sono quelle... da ragazzina non li odiavi anche tu i prof? No. Io amavo la matematica. Sì, vabbè, ma a parte la matematica... Cioè, tu devi sapere che poi non è vero che io odiavo i prof. C'era la mia prof di matematica, che era la Cingano, posso dirlo. Ciao Cingano. E io la adoravo sta donna, cioè era veramente per me il mio idolo, perché aveva fatto tipo 2 anni in 1, finito prestissima, e gli scrivevo le letterine in fondo al saggio. Non ti è mai successo, credi, avere qualche alunno? Sì, una volta ho trovato un messaggio sotto il tergicristallo della macchina, no, un po' davvero, di annetti con fa, numero di telefono. E c'era scritto... Cosa c'è scritto? Aspetta, beh, l'ultimo pezzo era: nei tuoi occhi trovo la soluzione ad ogni problema. Ah, ecco, fantastico, proprio roba di avance pesante. No, ogni problema. No, come avevo detto. No, io alla mia prof non gli facevo avance. Ma no, non era un avance. Devo dire che io la adoravo, ma gli scrivevo la letteria. Ciao prof, come va? Tutto bene? Oh, spero di averlo fatto bene. Poi andava bene perché in effetti ero brava di matematica. Poi non so cosa è successo. Sì, ho delle ragazze che mi scrivono ancora adesso. No, davvero? Sì, grandi. Sì, su
Ma scusa, sui se social, io continuo qua a mangiarti almeno mettici però un crostino col burro, sì, dai, che è più buono. Qua se continuo a mangiarti salmone non ce l'abbiamo più. Allora, fatto, io direi che possiamo tagliarci un po' di prezzemolino. Che poi quello lo lascio a te. Ah, lo faccio io? Sì. Va bene, però tu stai qua. Perché? Lo perché compro pronto. Ah, no, no, la prof di mate. Ma come lo compri pronto, compro fra? Pronto, compro ma pronto. Ma dai, ma il prezzemolo tritato. Surgelato. Ma allora, cioè, a parte che non si compra... Io, allora, devo dirti, il minestrone, potrei ancora capirti, ma il prezzemolo tritato. Comunque, ieri ho comprato il minestrone surgelato, sono stata punita. Perché avevo comprato il minestrone surgelato? Perché dentro non ho guardato e c'erano dei pezzi di pomodoro, io non lo sapevo. E quindi sono stata punita per aver comprato il minestrone surgelato perché io sono allergica al pomodoro, ma non l'ho mangiato. Così. No, l'ho mangiato. Il grave è quello, è che non me ne sono accorta e io non l'ho visto questi pezzi di pomodoro, non me ne sono accorta, poi ho iniziato a star male, a star male, guardo nella busta provo, e c'è dai, il pomodoro. Trito. Sono anni che non trito. Se, cioè, se volessi essere mezza proprio luna cattiva... Ah, ok. Mezza luna, dai. Va bene, vai. Sono anni allora, che tu non trita trito qua, che io, se sei d'accordo, intanto scolo la pasta. Sì. E pronto? Senti, invece, tuo marito, come va di matematica? Bene. No, davvero? Sì. No, sì, speravo che fosse una capra di quelle pazzesche, no, che non sa fare 2 più 2 con la calcolatrice. No, 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 è bravo? È bravo. Alberto, per chi non lo conoscesse, Alberto. Allora, vediamo, Alberto la mangia sta pasta? Sì. Ma senti, ma di un po', ti devo fare una domanda che mi ha chiesto di farti Filippo. Filippo è lui. Allora, Filippo mi ha chiesto perché lui copiava. Ammetto, aspetta, dov'è? Dov'è? Qua. Prof di matematica di Filippo, sappi che Filippo copiava. Così adesso sei messo male. Allora, Filippo tardi copiava. Quindi tardi mi ha detto che lui i bigliettini non solo se li nascondeva dappertutto, ma lasciamo perdere, però voleva sapere da te, sì, se voi fate finta di non accorgervene. Adesso ce la mettiamo. Se fate finta di non accorgervene o davvero non ve ne accorgete che uno copia? Non ce ne accorgeremo. Ah, non te ne accorgi? No, non ce ne accorgiamo. A volte se me ne accorgo intervengo. Ah, cioè intervieni sempre, certo, non gliene lasci mai passare. Oh, mai, mai, Filippo, mai, guarda, ti è andata bene che non sei lei, eh? Intervengo su chi copia e su chi suggerisce. Ah, pure? Ma no, vabbè, però non è valido, scusa, no, è solidarietà. Non esisterebbero i copiatori se ma non ci no fossero i suggeritori. Allora, all'aggiungo il salmone? Sì. Vado. E poi la panna quando la aggiungiamo? Alla fine, dopo che ho rosolato il salmone. Ah, dopo? Sì. Ah, pensavo che facessi tutta una roba insieme. Vedi che l'hai trattata benissimo? Sì, sì. Allora, ho detto che non sono capace, non mi piace. No, Franci, basta, da domani non si compra più surgelato. Va bene. Perché sennò ti... Anche perché andiamo nello stesso supermercato. Sì, ma quindi non ce di la meno faccio. Se ti trovo alla cassa con il coso tritato, ti sgrido. Assolutamente. Tra l'altro, lo sai chi è venuto a cucinare qua? Che voi potete, se volete, potete guardarvi nelle vecchie puntate sul sito, ce l'abbiamo anche, sul sito www.telenord.it, nella parte di Chef per Passione, oppure sul mio blog Le Puntate in TV, vi andate a rivedere le puntate perché c'è venuta anche la Benedetta. Ah sì, l'ho vista. Ah ecco, l'hai vista. Brava, brava Franci. L'ho condivisa su Facebook. Brava, bravissima. Fai bene, perché noi tutti i giorni mettiamo altre... Dire. Che cosa? Facebook. Sì, Facebook. Si può dire. Okay. Non si può dire chi c'è. Facebook si può dire. Ok. E perché noi mettiamo il trailer tutte le volte, perfetto, delle mini puntatine. Sì. E quindi c'era la puntatina anche della Benedetta, sì, che sì, è sì, mamma di due gemelle, se ci ricordiamo, sì, che come sono lei, in classe, che come sono tra l'altro in classe sua. Cioè, quindi è una classe di gemelli. Tra l'altro non sono neanche le uniche. No. Ci sono anche la Maddalena punto, e... sono Maddalena e Tommaso e poi Ginevra e Giorgia. Ah, è vero, cioè, sono quattro copie di gemelli. Hai altre due mamme di gemelli da invitare. E in che senso si scambiano, Cami? Ah, no, non credo che facciano... Non sono ormai le maestre le riconoscono, non sono così tanto uguali da potersi scambiare. Però sai che figo? Studia una sola, un giorno interroga una, un giorno ci sono. No, davvero? Ci sono, me lo raccontava una signora, perché ovviamente quando andiamo in giro con le gemelle
incontriamo sempre qualcuno che è gemella. Ah, sì? Certo, sempre. E ogni tanto una signora mi raccontava appunto che si scambiavano nelle interrogazioni, no, perché erano veramente due gocce d'acqua. Fantastico. Fantastico, perché una studia tipo solo matematica, l'altra studia solo italiano. Sì, sì, sì. E quindi chi certo. è Elisabetta? Io, chi è Sonia? Io, sempre io. Fantastico. Però no, loro non possono, perché se le riconosco io. Allora, direi che ci siamo, quindi prendiamo un piatto gigante, perché dobbiamo... Perfetto. Allora, io spengo qua, che sì. è pronta. Mm. Sì, ha un profumino buono. Meraviglioso, guarda. Allora, aggiungici tu il prezzemolo, facciamo così. Anche con le coltello. Mani. Sì, ma così. Ma dai, così. Così. Perfetto. La saltiamo, così si gira un pochettino e direi che la possiamo andare... Francia, un profumo meraviglioso. Va. Sì, allora io Perfetto. Non sono il mago dell'impiattamento, te lo dico. T'avverto che io e l'impiattamento, se vuoi facciamo tu, poi così io faccio finta di saperlo fare e no, la brutta figura la fai tu. Dai, falla tu la brutta figura. Impiattamento? Dentro. Vai, Ale, un'altra che vive del mio impiattamento. Brucia. Molto bene, è caduto un tortiglione qua, ma noi facciamo finta di niente. Ce lo mangiamo. Allora, faccio io. Bruciava? Vabbè, sei serena, io mi brucio tutte le volte, quindi... Ma ce la mettiamo tutta, ma sì, guarda. Abbiamo ustionato la prof di mate, quindi abbiamo assolutamente vendicato. Sappiate, aspetta, tu fai tutte le classi? Sì. Tutte, dalla prima alla quinta? Sì. Ok, ragazzi, dalla prima alla quinta vi abbiamo vendicato, la prof di mate si è ustionata. Potete ringraziarmi, i fiori li potete portare qua fuori a Telenord. Adesso noi andiamo ad assaggiare, quindi do una forchetta a te. Mm-hmm. E una, prendo questa, prendiamo, vai. Allora io prendo due e un pezzo di salmone e anche un pezzo di zucchino. Metto dentro. Pronta? Un pezzo di zucchino, aspetta, brucia. Brucia, no? Anche rompere. La lingua, e poi non posso spiegare. Va bene. Ma, non iniziare a essere così. Oh, te. Pronti? Guarda la Cami. È buona. Brava Franci. Buona. Buonissima. Allora, il nostro tempo è finito. Noi vi salutiamo, vieni Franci, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a un'altra puntata di Chef per Passione a domani. Mi raccomando, se provate questa ricetta faccelo sapere e mandateci la foto su Facebook. Mi sta andando di traverso. Franci saluta, ciao. Grazie a tutti, ci vediamo domani.